Questo sabato 27 agosto andrà in scena presso il giardino antistante il museo di Villa Frigeri lo spettacolo La donna coperta di gioielli a cura di Labirinti Teatro. E come assistere a un rito magico, antico, primordiale, in un certo senso pagano, una vera e propria sinfonia di sguardi. Partendo dal manoscritto inedito La donna coperta di gioielli o La santa cortigiana di Oscar Wilde, abbiamo deciso di fare una sintesi della storia della principessa Salomè, comparando questi due celebri testi dello scrittore inglese. Gli interpreti sono Maria Giusi Matullo, Riccardo Iezzi, Pari De Paci, Chiara Zappacosta, Benedetta Trivelli e Francesca De Liberato. Regia, scena e costumi sono di Riccardo Iezzi. L'evento è patrocinato dal Comune di Chieti, inoltre è attiva ad oggi una forte collaborazione con la radio Teatro On Air, con la quale abbiamo curato le musiche e le voci dello spettacolo, e inoltre lo spettacolo è inserito nella rassegna del Giardino delle Pubbliche Letture. L'idea nasce dalla volontà di mettere in scena un dramma estremamente attuale, costituito da persone che esprimono attraverso il proprio corpo i propri sentimenti. È proprio un'umanità che viene messa in scena e che appunto coinvolge, pungola e esprime, emoziona. Quindi ci saranno tante cose da vedere a livello di tutte le arti, da quelle visive a quelle sonore, a quelle interpretative e a quelle proprio espressive attraverso il movimento del corpo. Quindi ci saranno varie cose da sperimentare, da vedere, e sicuramente sarà un qualcosa di veramente emozionante.